Qui voglio farvi vedere come disegnare un coltello. Iniziamo direttamente con i colori. Andiamo a creare l'ombra sotto il coltello per evidenziare la parte in metallo sopra. Adesso con un po' di nero e arancio brillante andremo a formare un tavolo. Intanto iniziamo con le prime linee per poi proseguire con altri colori chiari e scuri. Per la cornice sotto del tavolo usiamo il colore nero e rosso per creare questi effetti del legno. Con il rosso primario, il giallo brillante e una punta di nero otteniamo un colore che si avvicina a un ocra scuro. Questo colore lo usiamo per creare il piano del tavolo. E con poche pennellate di arancio brillante andiamo a creare delle sfumature effetto legno. Sotto la cornice del legno usiamo del nero con poco rosso primario. Questo farà evidenziare la parte superiore del tavolo. Con piccole pennellate di giallo di Napoli chiaro creiamo dei piccoli segni dovuti all'usura del tempo. Mi auguro che questo video vi sia stato utile. Alle prossime pennellate. Ciao!